Io vedo sto film, mi sono alzato, mi lo dicono, ma come fa a piacervi una cagata come questa? Questo è Paolo Bianchini. Nato nel 1933, ha lavorato nel cinema fin da giovane, affiancando registi del calibro di Sergio Leone e Vittorio De Sica. Ha diretto molti spaghetti western e film di spionaggio all'italiana, pellicole destinate a diventare ispirazione e spunto per registi come Quentin Tarantino e David Cronenberg. Il video di oggi doveva essere un vlog insieme a lui, dove non solo avremmo parlato di cinema, ma mi avrebbe anche mostrato i luoghi di Roma che sono stati più importanti per la sua carriera. Il meteo però non ci ha assistito e ci siamo quindi limitati a una chiacchierata, dove però non abbiamo parlato solo del suo percorso all'interno dell'industria cinematografica, ma mi sono fatto raccontare anche diversi aneddoti relativi ai vari registi con cui lui ha collaborato e mi ha anche parlato di che cosa vuol dire vivere la guerra e come questo ti cambi, anche nel tuo modo di fare arte. Prima di tutto questo però è importante capire come ha mosso i suoi primi passi nel cinema. Io cominciai il cinema a 15 anni. 15 anni a guardare, scavalcando il muro di Cinecittà, e io lì mi infilavo dentro, dietro le quinte, sentivo se riuscivo a vedere negli spiragli. E seguivo i film, le riprese in questo modo, da clandestino. Un giorno mi ha detto: Staff, ma che stai a fare? Mi ha scoperto. Cioè, con me mi ha portato sui ponti luce, e io da là. Insomma, mi affascinava il cinema. Allora si spegneva la luce, si accendeva questo schermo bianco e tu volavi per il muro. E quindi era come leggere dei bei libri di storia, di avventure, non sapendo leggere, semplicemente guardando. Insomma. Infatti lo considero questo il cinema, una forma democratica di letteratura. Paolo inizia a lavorare come comparsa sui set cinematografici ed è proprio su uno di questi set che conosce Sergio Leone. Aspettate un attimo, secondo gli analytics di YouTube, ben l'80% di quelli che guardano i miei video non sono iscritti al canale. Vi chiedo quindi di cliccare il bottone dell'iscrizione perché a voi non cambia niente e invece a me fa una gran differenza. Detto questo, andiamo a scoprire come Paolo ha conosciuto Sergio Leone. Si girava Frine Cortigiana d'Oriente. È stata la prima grossa produzione americana, quindi hanno fatto costruire bighe, tutti i finimenti. E Sergio era aiuto di Mario Bonnardo, grande regista che veniva dal muto, girato all'Eur, ma io per arrivare all'Eur da San Giovanni allora avevo cominciato a pensare di dormire sotto un colonnato là perché dovevo uscire col primo tram alle 5 del mattino. Quando l'ha saputo, ha detto: vieni con me, mi ha adottato e protetto. Gli hanno detto: quel ragazzino, poi gli mostravo meno dei miei 18 anni, aveva cambiato da poco casa e lui aveva preso in affitto questo enorme appartamento, tutto vuoto era. C'era due brandine per lui e la sua ragazza non erano sposate. Se te la porta del materasso, allora io in tram col materasso gli ho fatto: ma dov'è questo materasso? Me la sono portata e ho dormito a casa di Sergio, che c'era un topolino. Praticamente ho vissuto 2 mesi con lui. Stando a casa sua, Paolo ha assistito ad un evento incredibile, ovvero quando Sergio Leone ha avuto l'idea per il suo primissimo film, Per un pugno di dollari. Mentre ero lì, una sera avevano aperto da poco un bel cinema in via Flaminia e c'era un film giapponese che stava avendo un grande successo. Andiamo a vedere questo film. In galleria eravamo. Sergio già c'aveva una bella panzetta. Lui si è appoggiato alla balaustra. Finito il film. Sergio, io gli batto. Ammazza che film questo! Oh! Ma è un film giapponese, che vuoi? Ammazza che film questo! Per un pugno di dollari è la versione. Non mi no, no, non era i sette samurai. I giapponesi hanno fatto causa per plagio e lui l'ha persa. Parlando sempre di Per un pugno di dollari, Paolo mi racconta degli aneddoti sul film, storie inedite di cui è impossibile trovare qualsiasi traccia online.
Il primo film western di Sergio Leone, girato nelle cave di sabbia vicino all'autostrada Roma-Fiumicino aeroporto, per forza aveva fatto te ricordato che stretto, perché si stava via, si vedevano le macchine e passavano. E lì sembrava di stare veramente tra le montagne rocciose, ma erano 100 metri di qua di là, perché poi c'era un traliccio della luce, l'autostrada, quindi tutte inquadrature strette, dettagli, tutto raccontato così. Ma questo ha portato a togliere spazio a tutto quello che era lo spettacolo dei grandi panorami, e invece dare forza poi a tutta una tensione di sguardi, di tempi, gli speroni che suonavano. Cioè ti attaccavi a questi effetti perché gli altri... Negli anni successivi Paolo diventa l'aiuto regia di Luigi Zampa e di altri registi emergenti dell'epoca. Dopo una decina di film fatti come aiuto regia, gli arriva finalmente la sua prima proposta da regista. Qualcuno lo voleva assumere per fargli dirigere il suo primo film. Mi hanno offerto un giorno, per un problema di coproduzione, era una coproduzione, cercavo un regista che costasse poco. Cioè, mi conosceva perché io come aiuto avevo già cominciato a fare quasi le corregie con registi debuttanti. Mi offrono questo, Il gioco delle spie, era uscito da poco il primo 007. Il gioco delle spie era un'imitazione dello 007 americano. Mi offrono questo, io lo leggo, no? Io da punti non andrei mai a fine cosa. Era morto da poco Che Guevara, io pensavo di fare un film su Che Guevara. Poi ti facciamo fare quello. E io ho accettato. Ho girato questo film, Il Marchio. Io solo quel genere là mi offrivano. Ne ho fatti 12-13 di quel genere. Gli ultimi sono stati western e tra questi c'era Lo voglio molto. Paolo quindi inizia ufficialmente la sua carriera da regista, in cui dirige diversi film tra cui Ipnos, Follia di Massacro, conosciuto anche come Teledrom. Qualche anno dopo David Cronenberg citerà Teledrom come una delle ispirazioni per il suo celeberrimo film Videodrom, con cui non condivide solo una somiglianza nel nome, ma anche nelle tematiche. Infatti in entrambi i film si parla di controllo di massa tramite la televisione. Ma questo non è l'unico caso in cui un film di Paolo Bianchini viene citato da un regista importante come ispirazione per il proprio lavoro. Negli anni 2000, infatti, Quentin Tarantino stila una lista dei 20 migliori spaghetti western secondo lui. E tra Il buono, il brutto e il cattivo di Sergio Leone e Django di Corbucci c'è anche Quel caldo maledetto giorno di fuoco, diretto proprio da Paolo Bianchini. Torno a Tarantino, che quando è stato presidente del Festival di Venezia, una sezione spaghetti western ha creato e lo voleva inaugurare con Quel caldo maledetto giorno di fuoco. Si è stampato una sua copia, l'ha fatto uscire poi negli Stati Uniti, Quel caldo maledetto giorno di fuoco. Mi ha chiesto di intervenire sugli eredi del produttore Edmondo Amati, la FIDA, hanno cominciato a bisticciare, non si sono più parlati, e quando Tarantino gli ha chiesto la copia, uno dei due aveva detto sì, allora l'altro per andare contro, no, e finiva praticamente non. Che peccato, quindi Tarantino poi non l'hai neanche conosciuto di persona. No. Quando mi ha invitato qui a Roma, ci sono voluto venire. Quando è venuto a fare l'anteprima di Django qui, mi ha invitato. Ma io è un aspetto che non amo. Tutto quello che ha successo per la violenza che contiene non mi piace. Io proprio sono contro il mio principio, che l'ho posto, sono per la non violenza. Ok, so che molti di voi saranno spiazzati e contrariati, e non lo nego, all'inizio lo ero anch'io. Infatti ricevere un invito da Quentin Tarantino e rifiutare, dal mio punto di vista, è una totale follia. Un'occasione di conoscere un regista che, volente o nolente, sta facendo la storia del cinema. Ma continuando a parlare con Paolo, ho capito il perché di questa scelta. Innanzitutto, come dice Paolo stesso, lui ha un grande rifiuto verso la violenza. E insomma, i film di Tarantino ne usano abbondantemente.
A primo impatto questa può sembrare un'affermazione un po' stupida e senza senso. Infatti Tarantino è stato accusato molto spesso di usare troppa violenza nei suoi film e lui ha sempre risposto a tono. Why the need for so much gruesome graphic violence? Why not let us imagine? Because it's so much fun, Chan. Get it? Ma in questo caso è diverso, perché Paolo ha vissuto la guerra e la violenza l'ha vista molto da vicino. Non è difficile immaginare quindi che Paolo non abbia un'attrazione verso questo tipo di cinema, ma credo che il motivo principale dietro il rifiuto di questo incontro sia il fatto che i film per cui viene acclamato da Tarantino e David Cronenberg sono film di cui lui non va fiero, che a lui stesso non piacciono. Una volta mi sento invitare dall'Università di Siena per la proiezione e il commento di Hypnos. Mi invitano là, io vedo sto film, quando si è accesa la luce mi sono alzato, mi dicono: ma come fa a piacervi una cagata come questa? Paolo nel 1979 lascia la sua carriera nel cinema in quanto non soddisfatto dei film che gli venivano proposti. Lavora per circa 20 anni per la pubblicità, fino a che nel 1997 fa uscire La Grande Quercia, che lui stesso definisce il suo primo vero film. In questo film Paolo parla della Seconda Guerra Mondiale, vista dagli occhi di un bambino di 10 anni che abita nella periferia di Roma. Un film quasi autobiografico, in quanto riempito di storie strazianti provenienti dalla sua infanzia passata in mezzo alla guerra. Un mio zio ha sposato la sorella di mio padre, Mariano Buratti, l'8 settembre del 43. Con l'arrivo dei tedeschi, lui, con qualche studente, con qualche collega, è partito e con quello che hanno trovato hanno cominciato la lotta partigiana. Io ho scoperto che mio zio era partigiano la sera in cui la mattina l'avevano fucilato, dopo averlo catturato, portato a Via Tasso, torturato per due o tre mesi, torturato. Vivevamo in una stanzetta in affitto, la radio sopra il pianoforte, mio fratello con la febbre a letto, mia madre in cucina, mio padre e mia sorella al piano di sopra. C'era un altro, un avvocato partigiano clandestino, c'era una musichetta alla radio, io sul pianoforte cercavo di dire, poi interruzione, attenzione, questa mattina all'alba sono stati fucilati 10 banditi che commettevano atti di sabotaggio contro gli alleati dell'AS. Essi sono, aveva sentita 100 volte, io aspettavo che finisse per riprendere la musica a suonare. Parapam, 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 parapam. Decimo. Buratti, Mariano. Mia madre, che ha detto? Mio fratello che piangeva, noi dietro, al telefono, hanno fucilato Mariano. Mio padre ha lasciato cadere il telefono, c'è passato addosso, scivolando per le scale. Mentre parlava con mia madre, spiegava, ha detto alla radio, che questa non aveva capito, su bambini, andiamo, ma forse no, ha detto Muratti, non ha detto Buratti, su adesso a letto, ha cercato perché eravamo. E io ho raccontato la guerra così come l'ho scoperta a 10 anni. Il senso della morte, sono termini astratti finché non la vedi e non la senti, non la provi su di te. Quando un tedesco mi ha sparato bruciandomi il padiglione di questo orecchio col proiettile, quel trauma, c'è un cazzo da fare. Cioè, se l'hai provato, non c'è linguaggio che possa trasmettere la cicatrice che t'ha lasciato dentro, ma anche in termini proprio di mente, di cultura, di... Io non lo so ancora oggi se sono stati mesi, anni o giorni in cui non ho più parlato, muto. Quando andavano tutti a letto, io tremavo di paura, dormivo con mia sorella e mio fratello in 3 lettini dentro la stessa stanza, stavo con gli occhi aperti, gli lasciavo una luce accesa, piano piano il silenzio, Paolo, tranquillo, sì, sei sveglio, cerca di dormire, sì. Quando non sentivo più sta voce o di mio padre o di mia madre che arriva da me, io cominciavo a sentire l'alito
del tedesco che prima di spararmi mi ha afferrato per i capelli, mi ha sollevato da terra. Io lo sento ancora adesso, il cuoio capelluto che si staccava dalla calotta cranica, vedevo delle scintille, in mano c'era una pistola, poi devo essere svenuto perché ero con altri 4-5 bambini. Quando ho aperto gli occhi, questo e l'altro erano in due, poi a calci con questi altri ragazzi che piangevano e non mi guardavano più. Sono scappato, mentre scappavo ho visto la sabbia volare per aria, tutto contemporaneamente. Mi sono fermato e c'era questo, gli fumava la pistola in mano, gli si era bloccato l'otturatore. Ho la corsa, ero terrorizzato, non sapevo dove cazzo andarmi a riparare. Sono entrato dentro casa e ho cominciato a chiudere tutto. Chiudo tutte le persiane. Poi mi sono messo, prima con la testa sotto l'acqua, mi sono cambiato la pettinatura, non mi ricordo che cazzo facevo. Io mi sono infilato sotto il letto e non lo so quanto ci sono rimasto. Non lo nego, la storia di Paolo mi ha colpito moltissimo e mi ha permesso di capire ancora di più perché a lui non piaccia un certo tipo di cinema. A questo punto avevo un'ultima domanda da fargli, ovvero che consigli avesse per un giovane regista delle prime armi come lo sono io. C'è un principio che sta nel significato di vita e che è lo scambio, che qualunque forma di vita esiste in quanto a uno scambio con le altre forme di vita. Nella nostra specie questo scambio è continuo. Quando è fatto di conflitti è negativo, è antitetico al principio della vita. La vita nasce da una parola che oggi si pronuncia pochissimo ed è amore. Tu mentre crei la tua cosa, la tua immagine, quell'inquadratura, tu la devi amare. Tu trasmetti l'emozione del momento in cui crei quella tua inquadratura, quel tuo frammento di racconto, lo trasmetti attraverso i pixel della tua telecamera, va a finire su quello schermo e chi guarda in quel momento sente arrivare dentro di sé quello che tu hai provato in quel momento, magari 10 anni prima. Non muore più. E questo è quello che crea il legame tra ognuno di noi e gli altri. E la tecnologia, se tu affini tutta la tecnologia, bella, ti aiuta. Poi però l'ultima impronta deve essere il tuo cuore che la lascia là dentro. Quindi il tuo cinema, fallo così, fallo con questo amore, sarà sempre un film bellissimo. Bene, non smetterò mai di ringraziare Paolo per la splendida chiacchierata che abbiamo avuto, che mi ha permesso di vedere il cinema anche da un altro punto di vista. Vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi contenuti. E ci vediamo al prossimo video.